Allora, Mara, alla signora Danila è venuto con una voglia di cambiare, ma comunque vuole rimanere nelle sfumature sempre del color cioccolato, tono su tono, eccetera. E adesso eseguiremo un trattamento su di lei, che andiamo a esaltare il colore, la ricrescita, a coprire bene, diamo poi corposità anche e tanta luminosità con dei giochi di luce. Prego Mara. Guarda, siamo proprio perfetti per il suo tipologia di incarnato, ma soprattutto perché è proprio anche questa una tendenza del momento. In questo momento i giochi di colore dei marroni, del cioccolato abbinati al mocha, freddo e caldo, quindi tonalità fredde abbinate a un colore più caldo, vanno a creare proprio un incrocio di colore che crea un movimento proprio all'interno della sua capigliatura. Devo dire che oltretutto lei già ha un po' di riflessature mogano, quindi andremo a creare dei giochi sulle punte di schiaritura, ma proprio tono su tono, leggere, in modo sempre da preservare la sua struttura, che è sempre la cosa più importante. Oltretutto abbiamo un capello che è sottile, quindi dovremo assolutamente lavorare in delicatezza, ma proprio per schiarire un piccolissimo tono, per poter poi andare a giocare con tonalità. Bene. Direi una cosa che, come hai potuto vedere nel nostro salone, ci sono clienti che vanno dal parrucchiere una media ogni mese, due mesi di media. Bene, e ho educato il cliente, dopo aver appunto eseguito un bel trattamento all'interno del salone, se loro, le educo proprio affinché loro siano così brave ad eseguire in casa con il prodotto giusto, sia come shampoo, come trattamento proprio da fare in casa e anche come styling, affinché lei, che è quasi due mesi che non viene, è ancora pettinata, cioè certo, non sembra poi così messa male, no? Quindi con un capello così delicato. Il connubio di un buon styling, il connubio di un buon colore e alla stessa maniera l'esecuzione del trattamento, ma nello stesso momento la continuazione del suo via a casa è fondamentale, sia per mantenere, come dicevamo prima, la struttura, ma alla stessa maniera per facilitare a casa il lavoro della nostra consumatrice, ma è ancora più importante perché se utilizzerà il prodotto adeguato non solo avrà un migliore effetto sulla struttura, ma avrà anche un colore più preservato, più duraturo e sicuramente continuativo. Bene. Questo è fondamentale. Sì. Questo è il mio grande perché, cioè fare un bel lavoro in salone significa anche far vivere di rendita a casa il cliente, avendo appunto ritornato dal parrucchiere con un capello ancora bello. Quindi io ti ringrazio per questo, ma adesso andiamo, se ci puoi dare alcuni anticipi della moda primavera-estate 2018. Prego Mara. Perfetto. Allora, la tendenza è per chi vuole usare e per chi invece vuole avere un effetto naturale. Ma per ogni donna deve avere la sua specificità e ogni donna deve avere il suo colore. Il suo colore che deve essere personalizzato ma non uniforme, deve essere sfaccettato, deve essere movimentato. Deve comunque non essere uniforme, giocando con toni caldi e giocando con toni anche freddi in contrapposizione. Chi vuole avere un effetto un po' naturale, con gusti del marrone più chiaro e marrone più scuro, giocando da un cioccolato a un mocha, creando proprio degli effetti di sovrapposizione e di sfaccettatura. Chi invece vuole amare con il colore, giocare con il colore, e allora vuole osare e mettere il suo look in evidenza, allora ecco che dobbiamo giocare con colori che vanno dal viola, al rosa, al pink, ma perché no, per i biondi, ogni sfaccettatura anche lì, arrivare da un silver, giochi di grigi più chiari, più tenui, fino ad arrivare invece ai blond rosé più sottili, più sofisticati e più rosati. Bene. E se sei una donna con queste caratteristiche e vuoi sentirti diversa, ti vuoi emozionare e vuoi sentirti appunto unica, seguimi nella pagina annorazzi.com. Ciao, grazie Mara. Ciao.